Se dovessi dare un titolo a quegli anni, in una parola li chiamerei gli anni dell'avventuroso. Rivedendo tutto questo che è il suo, che comunque è la sua vita, il suo lavoro, che cosa? Che paura, ragazzi! Ma è vero che questi occhiali sono 5.000? No, ho capito male. Sono... Erano 5.000 quando l'ho ordinati, sì, perché non potevano essere di meno. Cioè io una volta incontrai per caso un paio di occhialini bianchi, carini, con un'aria così balneare che mi piacquero, e allora andai in una fabbrica di occhiali per ordinarne un po'. E mi dissero che il minimo erano 5.000. E lei ha fatto questo ordine e quindi è stato a posto poi? Per tre vite è stato. C'è una fotografia che io conservo di papà e Lina da bambini a una festa in maschera. Papà era Pierrot, con la lacrimuccia qui. Lina accanto, una zingara così, con due occhi neri così, una faccia da impunita, da puzzolente, con sto tamburello così che sfidava già il mondo. Questa cosa è stata un vantaggio? Se è così, è stato un vantaggio? Intanto tu che intendi per impunita? Qualcuno che osa, oppure qualcuno che sa essere anche cinico in quello che racconta, ma in maniera funzionale alla storia. E tu sei punito? Impunito significa che non è punito, quindi... È negativo, È una cosa positiva. Il primo giorno, quando facevi i provini, c'è stato un piccolo scontro. Allora io dentro di me, abbiamo cominciato proprio bene, guarda. Voleva cambiarmi completamente il trucco. Sofia è un amore, ma io l'amo molto, quindi ci ho lavorato con grande piacere, la trovo una grandissima attrice e anche una bellissima donna, però ci tengo a dire prima grandissima attrice. Che bellissima donna. Dopo un'ora di trucco mi guardo nello specchio e non è che mi metto paura, adesso non vogliamo esagerare, dico però il mio viso, i miei occhi, i miei capelli, era tutto un altro viso. Oltre alla meraviglia di essere quello che è, perché diciamo la verità, è una meraviglia, così alta, così bella, così... e anche così brava. Poi ho avuto la fortuna di avere De Sica, ragazzi. Grandissimo maestro, oltre che grandissimo amico. De Sica ha adorato Sofia e Sofia ha adorato De Sica. Giustamente. Come si fa a far fidare gli attori, a dire cambia, mettiti così, fatti baffi, imbruttisciti, insomma fidati di me perché vedrai che c'ho ragione io. Tu quando l'hai ti mai rivedi fatto? No, io non l'ho mai fatto. Come fa? Me lo fa fan film, io ci vengo, che io che sono produttore io. Io credo che i grandi della storia ci hanno avuto il carattere di Lina, da Attila passando per Castro fino a Napoleone. Come si fa a convincere un attore ad affidarsi? A botte, direi. Me la racconti a botte proprio? Io qualche volta sono arrivata difatti alle mani. Ah, sì. Con chi? Non glielo dico. Non me lo dice. L'unico che è salito alle cronache con questo, con un famoso morso al dito, è stato De Crescenzo. Flash Gordon. Aiuto. Un momento che ho avuto una visione. Che cosa ha visto? Che cosa ha visto? Ho avuto una visione. Perché, allora facciamolo, concretizziamo. Stavamo parlando di Giannini. Dai, 10,000 people, maybe more. People talking without speaking. Beh, vabbè, hearing without listening.
mi arrendo! Ah, ti arrendi? C'ho un po' comodo, cara! Guarda, c'è anche un bucone! Aia! Questo è per la crisi economica in cui ci precipitassi, non pagare le tasse e a portare i soldi alla Svizzera. Giannini, in un'intervista che gli ho fatto di recente, mi diceva, parlava proprio del gioco, cioè parlando del cinema che ha fatto con lei, diceva il gioco che ho fatto con Lina, lo definiva così. In tutte le lingue recitare si dice play, che vuol dire anche giocare. Anche se il set poi è anche disciplina, rigidità, tecnica. E certo, il gioco è una cosa serissima. Le sue regole quali sono, signora Verdone? Dure. Le regine cattive erano elegantissime, erano vestite di raso, sembravano dei modelli d'alta moda. Nella sua carriera sono stati più costruttivi i successi o gli insuccessi? Domanda trabocchetto. È certo, è qualcuna, me la sono preparata. Non lo so, mi pare che c'è... Quali sono gli insuccessi? A proposito. C'è qualcosa che lei desidera adesso? Le piacerebbe per esempio ancora dirigere? Sì, mi piacerebbe avere buona salute per altri 80 anni. Tu hai mai recitato? No, forse lo facciamo un po' con questo lavoro, però cerchiamo di essere veri, perché... No, ma vedi, è bello... Lo potrei fare, che dice? Certo. Mi presento.